Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con l'argomento cardine, ovvero i conti della sanità toscana in rosso al momento per quanto riguarda anche i costi dovuti alla gestione dell'emergenza coronavirus, sempre più corposi, e per quanto riguarda proprio questo tema c'è stato un acceso dibattito all'interno del Consiglio regionale con protagonista anche il governatore Eugenio Giani. Scongiurate comunque nuove tasse a carico dei cittadini. Dopo le frizioni nella riunione di maggioranza, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine della seduta del Consiglio, archivia l'idea di un ritocco del bollo auto per reperire le risorse necessarie per riequilibrare i conti della sanità, che nel corso del 2021 ha speso di più rispetto all'anno scorso. A chiedere di non toccare il bollo auto, escludendo anche l'ipotesi di un ritocco all'aliquota IRPEF, erano stati rappresentanti della maggioranza consiliare di PD e Italia Viva, spiegando che si sarebbe trattato di una misura iniqua, non applicabile con progressività, una questione che ha acceso il dibattito anche tra le opposizioni all'interno dell'Assemblea toscana. Quando parliamo di un disavanzo in sanità, che tra l'altro accomuna un po' tutte le regioni italiane, parliamo di risorse che sono state spese, e meno male sono state spese, per contrastare meglio il Covid, quindi per organizzare gli hub vaccinali, per separare i percorsi, per fare interventi relativamente ai posti a minore intensità di cura. Quindi tutto quello che è servito perché la Regione Toscana, come poi il risultato, fosse una delle regioni che ha garantito una maggiore copertura vaccinale nel nostro Paese. Ovviamente accanto a questo c'è anche l'ipotesi di un piano di rientro che poggia sugli sforzi che potremo fare con il nostro bilancio, con laddove fosse necessario delle razionalizzazioni nell'attività, ma soprattutto ci attendiamo una risposta forte e coerente da parte del Governo, visto che tutti i presidenti hanno comunque chiesto 2 miliardi e mezzo al ristoro delle spese che sono state fatte per contrastare il Covid. Se tutto questo non dovesse bastare, dovremo anche fare un ragionamento rispetto magari ad un contributo di solidarietà che potremmo chiedere alle fasce più alte di reddito. Per ora abbiamo scongiurato l'aumento del bollo che veniva paventato, perché riteniamo che sia quella una manovra che in applicazione non è proporzionale, quindi avremmo rischiato di penalizzare anche le persone meno abbienti e più in difficoltà. Noi siamo stati i primi a dire con chiarezza che non serviva aumentare le tasse, non è necessario né opportuno, non possono pagare i cittadini e le imprese quello che sono state delle spese emergenziali. Il governo può e deve dare una mano alle regioni, ma soprattutto va fatta un'analisi seria di quella che è la sostenibilità del sistema finanziario. Noi nei 5 anni precedenti questa cosa l'abbiamo fatta, abbiamo lasciato i conti in equilibrio ed è corretto e doveroso che i conti restino in equilibrio rispetto a un equilibrio anche di finanziamenti, degli interventi che portano al regime l'erogazione dei servizi, che vengano garantite ai cittadini un percorso di sostenibilità del sistema finanziario che consente alla sanità di essere autonoma dal bilancio regionale, ma soprattutto di non gravare sui cittadini. È su quello che noi vogliamo fare attenzione nel miglioramento anche dei servizi, ovviamente sanitari. Nelle prossime settimane entreremo nel vivo di questa discussione. Questo è il motivo per il quale in questo momento noi siamo contrari ad ogni incremento di tasse, perché aumentare il bollo a una famiglia toscana vuol dire aumentare dai 30, 40, 50 euro ad auto, e magari sarebbe gravato sulle fasce più deboli che hanno magari auto anche più vecchie perché non hanno avuto l'opportunità di poterla cambiare. E se una famiglia ci sono 4 auto, voleva dire 200 euro a famiglia, abbiamo consentito e scongiurato questo incremento. È inaccettabile che si possa ancora far scontare ai cittadini toscani, soprattutto in un momento di forte difficoltà, e ne abbiamo parlato prima, per noi è importante in questo momento sostenere la crescita, sostenere l'occupazione.
dovessimo in ipotesi ritrovarci di fronte ad aumenti del carico fiscale, per noi sarebbe assolutamente inaccettabile. Piuttosto pensiamo a gestirla meglio la sanità, perché non è pensabile non solo di ritrovarsi in questa situazione critica da un punto di vista finanziario, ma ricordiamoci anche le criticità sollevate dal settore dei medici, dal settore dei sindacati. È veramente una situazione a forte rischio, che però, ripeto, non possono scontare i cittadini. Per noi è fondamentale che non ci siano manovre che in qualche maniera possono andare a incidere nelle tasche dei cittadini. È chiaro che però un obiettivo importante sarà quello di capire quali tipo di riflessi potrà avere questo deficit rispetto alla programmazione che avremo a fine anno, perché naturalmente occorrerà in qualche modo capire non solo come siamo arrivati a questa situazione, ma anche capire quali riflessi ci potranno essere su futuri impegni di spesa della Regione. Mentre i toscani aspettavano da mesi che partisse la vaccinazione in Toscana, mentre i malati di tumore stanno aspettando di essere ricevuti per continuare o per riprendere le loro terapie, mentre ci sono gli esami diagnostici fermi con liste d'attesa di mesi, scopriamo da una riunione di maggioranza che la sanità toscana ha un buco enorme, e talmente grande quel buco che nessuno riesce a quantificarlo. 190 milioni, 250 milioni, siamo arrivati, forse qualcuno dice 500 milioni di euro. Ecco cos'è la sanità toscana, una voragine. Ed è talmente una voragine che anche la maggioranza non riesce a capire quanto ammanca. Ma cosa hanno pensato di fare? Si sono smascherati e si sono dimostrati per quello che sono. Il Partito Democratico è il partito delle tasse. Hanno pensato bene di far pagare ai toscani e alle toscane la loro incapacità gestionale. Hanno pensato bene di far pagare alle imprese toscane la loro incapacità nell'ottimizzare le proprie risorse. E hanno pensato bene di aumentare il bollo dell'auto e l'aliquota IRPEF regionale. Ecco come pensano di risanare. Non efficientando, non razionalizzando, non valorizzando le tante persone brave che ci sono, ma facendo pagare i toscani. Per questo da Firenze partirà un'iniziativa per dire no al partito delle tasse, no al Partito Democratico, no a nuove tasse in Toscana. Fra l'altro è la regione con le più alte tasse. Ogni toscano paga ogni anno più di 9.000 euro fra imposte comunali, tasse regionali e tasse nazionali. Parliamo anche dei diritti dell'infanzia, perché nella nostra regione vengono certificati 38 nuovi tutori per i minori non accompagnati stranieri. Si tratta per lo più di migranti che hanno necessità di un appoggio, di un sostegno su cui poter contare. La Toscana ha 38 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. Gli attestati ai nostri concittadini che hanno maturato la scelta e sostenuto la necessaria selezione e formazione sono stati consegnati in Palazzo del Pegaso dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Camilla Bianchi. Un ruolo che dà il segno di un impegno sociale importante, che rende l'abitare il mondo più responsabile, più civile e più solidali. Sono cittadine e cittadini della Regione Toscana che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento di minori stranieri non accompagnati, che provengono da altri territori, che quindi sono persone di minore età, sono sole e sono straniere. Un ruolo che può essere molto utile e che può continuare dopo la maggiore età nella funzione di tutore sociale, nel senso di a questo punto soggetto adulto che affianca e continua a sostenere senza ormai responsabilità, perché si tratta di affiancamento di un giovane adulto, come tutore sociale, quindi come un po', vorrei dire, a questo punto come rappresentante della cultura italiana di accoglienza, che può continuare a fare un'opera di facilitazione della integrazione di questi giovani adulti, insomma. Questo messaggio, un messaggio che noi vogliamo mandare e urlare forte, sapere che 38 persone si sono formate per sostenere, accompagnare,
per far crescere 276 minori non accompagnati dà il senso di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Quindi ancora grazie a Camilla, ancora grazie a tutte quelle donne, a tutti quegli uomini che hanno deciso di fare questo percorso, grazie a tutte le istituzioni che ci hanno accompagnato. E io penso che questo sia solo l'inizio di un lungo pezzo di strada da fare in questa direzione. È la direzione giusta, è la direzione da tenere, perché ognuno di noi può scegliere qual è la parte giusta della storia da cui stare. E noi abbiamo scelto di stare dalla parte dei diritti, della vicinanza alle persone maggiormente in difficoltà, e credo che su questo dobbiamo continuare e continuare ancora con più forza. Chiudiamo con la cultura, parliamo del Foiano Book Festival che torna con un appuntamento speciale e rinnovato dopo la mancata scorsa edizione causa Covid. Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 causa Covid torna il Foiano Book Festival. La kermesse letteraria cresce e si rinnova per riproporre in forma ulteriormente arricchita la sfida per cui era nata, creare un nuovo evento stabile in Val di Chiana e in provincia di Arezzo, che fosse alla portata di tutti, ma al tempo stesso di alto livello culturale. Il festival, presentato in Consiglio regionale, andrà in scena dal 5 al 21 novembre. Abbiamo due premi strega che vengono a Foiano per la prima volta, Edoardo Albinati e Daniele Mencarelli, abbiamo il giornalista sportivo Bartoletti, abbiamo Elisa Ruotolo, Chiara Moscardelli, Luca Bianchini, tanti personaggi importanti, Serena Dandini, quindi una parata di autori importanti che a Foiano non vedevamo da un pezzo, quindi siamo estremamente, estremamente felici. Il dialogo sui libri scritti, che si sono scritti o che qualcun altro ha scritto, è una parte bellissima secondo me di questo tipo di arte, e è sicuramente mancato il fatto di poterne parlare, ma non solo per sentirsi dire che bel libro che hai scritto, ma per sentirsi fare domande, sviscerare insomma gli argomenti trattati ed eventualmente migliorare alla prossima stesura, al prossimo romanzo, al prossimo libro. E io penso che uno degli scopi proprio della letteratura, della narrativa e di chi scrive sia proprio creare dialogo, ed è un dialogo molto semplice quello che avviene attraverso i libri, perché appunto basta un salotto, un giardino, una biblioteca, un punto d'incontro, e in questo il Comune di Foiano è stato molto generoso secondo me. È stato in realtà molto facile, abbiamo preso contatti con le case editrici, molte delle quali avevamo già contatti precedentemente, quindi è stato come un ritrovarsi fra vecchi amici, soprattutto con i direttori editoriali di alcune grandi case editrici, con alcuni scrittori che anche loro finalmente tornano a confrontarsi con il pubblico dal vivo, che è una cosa che in genere agli scrittori di razza piace moltissimo. E quindi per me è stato un percorso facile, naturalmente poi ci sono stati i soliti incidenti classici, persone che danno il nulla osta e poi lo ritirano, ma insomma fa parte dell'organizzazione di qualsiasi evento. Penso che sia, anzi, delle cose che ho fatto, una delle più semplici, delle più facili e anche delle più belle. Per tutta la Val di Chiana è non solo un appuntamento importante che rimette al centro la lettura e il libro, questa cultura che forse un po' sta sparendo, no? Con i social e con questa comunicazione sempre più veloce, invece l'odore di un libro a me attira sempre, quindi lo spazio che il Consiglio regionale dà a queste iniziative è proprio di condividere la promozione di uno strumento, la lettura, di una passione, la lettura che deve anche attraverso i bambini, attraverso queste iniziative, tornare a essere molto di moda. Ci sarà l'idea che anche attraverso la lettura, come da sempre, si può sognare, si può andare da un'altra parte del mondo, sia fisicamente, sia con la testa che con la fantasia. Tante iniziative per rimettere al centro questa sana, buonissima abitudine che invece forse si sta un po' perdendo.
E con questo è davvero tutto, la nostra puntata termina qui, vi ricordo che potete però sempre restare in contatto con tutte le news, tutti gli argomenti principali trattati dal Consiglio regionale anche all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it e anche il nuovo spazio in Consiglio con tutti i comunicati stampa, tutte le notizie relative alle attività dell'Assemblea Toscana. L'appuntamento è per la prossima settimana naturalmente sempre su RTV 38. Arrivederci.